Buongiorno amici e amiche di FC Internews, campioni e campionesse d'Italia, ben ritrovati con l'appuntamento mattutino delle ore 12 sul nostro canale YouTube. Da lunedì al venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter. Oggi ritroviamo il nostro Fabio Costantino. Ben ritrovato Fabio. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti. Allora Fabio, stiamo per entrare nella fase calda dell'anno, non soltanto per le temperature bollenti estive, ma perché non sta per arrivare il calciomercato. Rispetto, no, alle Sì. precedenti sessioni di mercato, questa probabilmente dovrebbe essere tranquilla. Dico probabilmente perché nel calcio mai dire mai, nulla dare per scontato, soprattutto poi nel calciomercato. È una materia in continua evoluzione. Per dovere di cronaca, siccome no, anche ieri tu eri presente con noi nel salotto, riportiamo al volo le parole di Zanetti, che ha ribadito, ospite a Sì. Supertele e su DAZN, la volontà di proseguire, no, il matrimonio con Lautaro Martinez. Ribadisce, no, che sarà il capitano dell'Inter anche la prossima stagione e rimarca anche, no, le dichiarazioni di Lautaro stesso a che tempo che fa, quindi c'è la volontà in qualche modo, no, di proseguire insieme. Fermo restando che, come sottolineano Zanetti, i giocatori dell'Inter sono ormai top player e quindi sono arrivate già diverse chiamate, però ribadisce anche, no, la volontà del gruppo, no, di restare a Milano. Fabio, voglio parlare con te però di alcune situazioni, no, che devono essere in qualche modo definitive. Noi Certo. lo devo ricordare, abbiamo già comprato, preso, bloccato Taremi e Zielinski, fine stagione, no, potremo ufficializzare tutto, però ecco, ci sono secondo me delle situazioni ancora da definire. Allora, facciamo il punto della situazione e ovviamente ti chiedo anche un parere tecnico sui calciatori, cioè tu cosa faresti, no, se fossi dirigente dell'Inter? Il primo è la situazione non relativa alla fascia destra, perché so che anche la redazione di FC Internews ha raccolto qualcosa su Cuadrado, quindi so che Sì. l'articolo tira in giornata, magari diamo qualche anticipazione, e anche la situazione Dumfries. Io ti chiedo a che punto, cioè qual è la situazione, no, di entrambi i giocatori, e dal punto di vista tecnico, tu cosa faresti con Dumfries e Cuadrado? Perché io su Cuadrado forse ho un'idea diversa rispetto magari a quella che può essere, no, quella della dirigenza. Quadrado, che abbiamo rivisto, no, in campo dopo diverso tempo contro il Sassuolo, magari lo rivedremo anche in questo finale di stagione. Sì, è probabile che abbia ancora un po' di visibilità. Allora, anticipazione molto breve. Erano circolate voci su un possibile rinnovo ancora per Cuadrado perché è considerato ancora all'altezza, recuperato fisicamente, eccetera, eccetera. Non ci risulta che ci sia la volontà di fargli un altro contratto, quindi è molto, molto probabile che, salvo ripensamenti all'ultimo momento, Cuadrado saluti l'Inter, portandosi a casa una Supercoppa e uno scudetto, tra l'altro, quindi Niente poteva andargli male. peggio, pur Sì. giocando poco, lui avrebbe voluto fare un po' di più, contribuire di più, però purtroppo è andata così. Quindi è questa l'anticipazione che ti posso dare, non c'è molto altro da aggiungere da questo punto di vista, è qualche movimento per quanto lo riguarda per il futuro, per la prossima destinazione, quello che si sta muovendo intorno a Cuadrado. Cosa farei? Intanto cercherei di fare chiarezza su Dumfries. In questi giorni è previsto un incontro con la Wasserman, che è la sua agenzia, e di dentro fuori, ragazzi miei, noi abbiamo fare un'offerta che è quella, dargli qualche giorno per pensarci, valutare pro e contro, e dentro fuori. Se vuole rimanere, ok, sul tavolo c'è la possibilità di firmare, rimane. Non vuole rimanere perché spera di poter guadagnare meglio altrove, di fare un'esperienza altrove, ok, lo dica. E l'Inter comincerà a muoversi, la Wasserman comincerà a muoversi seriamente per trovargli un'altra squadra. Però poi non ci sono ripensamenti, perché poi l'Inter nel frattempo deve trovare il sostituto. E magari sarà più facile da un certo punto di vista trovare subito il sostituto, perché qualche nome sul taccuino c'è già, che per Dumfries trovare una nuova squadra, perché poi Dumfries ha anche delle aspettative, vuole giocare in Premier League, giusto, legittimo, però non vuole giocare nella prima che passa, non vuole giocare in un Fulham. Lo stesso Aston Villa, che sta cercando un giocatore in quel ruolo, non lo convince più di tanto. Lui vuole un top club inglese. Io non so quanti top club inglesi in questo momento siano interessati a muoversi per Dumfries. Poi magari mi fa un grande europeo, però bisogna saperlo prima dell'europeo che cosa succederà con Dumfries, perché le idee chiare devono esserci già da prima, altrimenti
magari conviene anche all'Inter che faccia un grande europeo per remunerare al massimo da una sua cessione, ma intanto sapere se lui vuole andare o no, perché questo è Dal punto di vista importantissimo. tecnico, tu cosa faresti? Ti dico la verità, a destra secondo me si può trovare anche di meglio. Non perché Dumfries non sia un giocatore importante, perché lo ha dimostrato in questi anni all'Inter, con grossi limiti, perché glieli riconosciamo tutti, ha dei limiti, lui stesso lo sa, però riesce sempre a essere un fattore nella partita, perché fisicamente, con i tempi di inserimento, ti fa sempre un assist, riesce a trovare anche il gol. Per il ruolo che ha, dal punto di vista statistico, è tra i migliori, secondo me, perché dà contributi importanti. Poi possiamo aprire una discussione enorme su quella fascia, in quella posizione, puoi trovare giocatori più bravi tecnicamente, però lui il suo l'ha fatto ed è inserito perfettamente, secondo me, nella filosofia dell'Inter di Inzaghi, ormai la conosce perfettamente. Detto questo, la nostra dirigenza, secondo me, sa già come muoversi in caso di addio di Dumfries, perché non è impossibile trovare un esterno veloce, con un po' di tecnica, che magari non sia totalmente ignorante dal punto di vista tattico, perché poi li impari certi movimenti, devi lavorarci su, come ha fatto Dumfries all'inizio. All'inizio me lo ricordo Dumfries che faceva un po' di fatica, come tutti d'altronde. Sì, perché poi il discorso su Vediamo. Dumfries è anche legato ovviamente alla fase difensiva, dove no, io comunque da quel punto di vista ci sono ampie garanzie, perché Dumfries comunque, netto poi dell'errore contro il Sassuolo che c'è stato no, recentemente, ma Una sono mosca bianca. episodi. Dumfries è stato veramente un elemento importantissimo nella passata stagione, una cavalcata fino alla finale di Champions League, nei derby, no, sappiamo bene quanto sia bravo a neutralizzare sia Teo ma anche Leao, cioè il Milan gioca sulla fascia no sinistra maggiormente, e Dumfries comunque è stato sempre un fattore. Io resto dell'idea, questo è il mio pensiero, poi magari non so se è condivisibile o meno, che ecco, serve Quadrado, un giocatore come Quadrado in alcuni momenti della partita, in alcune partite, e un Dumfries no, in altre. Questa è stata la scelta per me azzeccata dell'Inter. Ecco perché in estate io non ho condannato per il passato altro la scelta di Quadrado. Fermo restando che io e Fabio stiamo commentando questo, considerando Buchanan a sinistra, perché magari poteva essere già lui sostituto, però ad oggi è così. Che dirvi? Se Buchanan viene considerato un esterno sinistro, abbiamo un problema. Problema di abbondanza a sinistra. Perché poi, ok, che Carlos Augusto è bravissimo da braccetto, però non me lo devi catalogare come braccetto. Lui nasce come esterno e come esterno, secondo me, dà il meglio di sé. Perché rispetto a Di Marco, è uno che va più sulla profondità, ha più forza nelle gambe e va più nel dribbling. Poi Di Marco con quel piede può fare quello che vuole. Però Carlos Augusto, secondo me, me lo depotenzi un po' da braccetto, che poi è bravo, è bravissimo, niente da aggiungere, è evidente, l'abbiamo visto tutti. Noi a destra avremmo bisogno di quel giocatore che attacca la profondità, attacca gli avversari, va in dribbling, crea superiorità numerica. Non è Dumfries, non lo è mai stato. Doveva esserlo Cuadrado, non lo sarà più Cuadrado. Quindi Buchanan, secondo me, in una logica di mercato e anche tecnica, devi provarlo a destra. Secondo me capiremo anche magari in estate, forse più in estate ci saranno questi Sì, esperimenti. lavoreranno la preparazione. Ricordiamo che Perché Buchanan è arrivato a gennaio, ragazzi. A gennaio tu fai fatica anche a capire dove ti trovi, perché tu arrivi dal Belgio, arrivi da un ambiente completamente diverso, una lingua diversa, devi anche integrarti. Lui pure è un tipo abbastanza chiuso, abbiamo capito che non è uno particolarmente estroverso, perciò bisogna anche dargli il tempo di capire dove si trova. In campo invece è il contrario, perché comunque non è un giocatore esuberante, nel senso che prova la giocata, il dribbling va. Assolutamente. Fermo restando che per me, ecco, io dico che lo vedremo in estate, perché per me in queste ultime uscite ci sarà spazio anche per Quadrado, quindi magari se non fai partita titolare e li vai a inserire in una partita in corso, Quadrado lo metti a destra e Buchanan a sinistra. Per me, ecco, magari è un lavoro che si può posticipare in estate, dove comunque c'è tempo, no, per preparare la stagione, però ecco, anche dal lato sinistro Di Marco e Carlos Augusto sono giocatori diversi da un certo punto di vista, come ha detto Fabio, dall'altra c'è bisogno sempre anche di variare, fermo restando che c'è sempre l'eterno Matteo Darmian che lì il suo contributo lo dà sempre. Chiudiamo Fabio con il discorso legato, ne abbiamo anche parlato ieri, di Arnautovic, perché Sanchez è destinato a lasciare l'Inter. Allora Inzaghi nel post partita di Sassuolo Inter dice: io ho chiesto la conferma di tutti i giocatori,
anche, no, di Sanchez e Arnautovic, perché la domanda è proprio specifica su loro due, e poi, no, ribadisce però come ci sia la necessità di allungare il parco attaccanti. Questa mattina sui giornali circola la notizia che Inzaghi in realtà, ecco, non sia totalmente soddisfatto dell'annata di Arnautovic, per mille motivi, dall'impatto, no, degli infortuni che hanno avuto sulla sua stagione, anche a quello che magari ci si aspettava di più da in campo. Io più che, ecco, delle prestazioni, forse quello che è infastidito, uso tra virgolette questa parola, è l'atteggiamento alcune volte, no, di Arnautovic in campo, perché lo conosciamo, un giocatore comunque molto molto versatile da questo punto di vista, cioè se non è in giornata lo si vede anche nelle giocate. Anche sì, in questo campo credo che la tua idea l'hai ribadita, la confermi, cioè Arnautovic può restare all'Inter, però non da quarta punta. Sì, sì, no, ribadisco il concetto, per logica ragiono, se dobbiamo mantenere Arnautovic, che ha un contratto, ragazzi, non possiamo fingere che non sia così, e lui rimarrebbe molto volentieri, allora la quarta punta non può essere una scommessa, deve essere non può essere lui, deve essere un altro, cioè Arnautovic me lo tengo come quinta punta volendo, perché se lui mi va a completare il reparto come quest'anno, ci ritroviamo come punte da capo a sperare che Lautaro e Thuram facciano la differenza per gran parte della stagione. E non è giusto, secondo me. Inzaghi, secondo me, questo vuole sottolineare. Terrei tutti, ma non bastano loro. Non basta Taremi al posto di Sanchez, non basta mantenere Arnautovic, serve un altro giocatore, una quinta punta affidabile, non una scommessa che completi il reparto numericamente. Perché se questo è Arnautovic, avrà un anno in più, ragazzi, ricordiamo che per lui gli anni pesano forse più rispetto ad altri giocatori. E con un anno in più non avrai la totale affidabilità che ti aspetti. Poi sì, caratterialmente Arnautovic ha una grande personalità, questo è vero, però al contempo quando le cose girano male mi va giù e te ne accorgi in campo che non funziona, anche mentalmente. E un giocatore così non puoi stare sempre a pungolarlo sperando di recuperarlo, sperando che la partita successiva faccia meglio, perché qualche lampo ce l'ha mostrato Arnautovic, del giocatore che è sempre stato, però le gambe non girano più. La testa a volte non lo accompagna, se le gambe non girano la testa va a ribasso e la squadra perde un giocatore, non dimentichiamolo. E giustamente Inzaghi dice non mi voglio trovare ad averlo tra i quattro, tra i cinque ok me lo tengo perché può tornarmi utile, però prima di lui devono esserci quattro veri attaccanti, tutti a disposizione per fare le rotazioni, altrimenti non se ne esce. Questa è la mia idea, poi la società giustamente dovrà fare i suoi conti, dovrà valutare. Tutti dicono Arnautovic, sì, dai Arnautovic, mette a disposizione Inzaghi quattro attaccanti tutti affidabili, ok, ci può anche stare, d'altronde un reparto con quattro veri attaccanti, tutti potenzialmente titolari, chi direbbe di no, Usain not, ma rimane sempre l'incognito di Arnautovic, che ha un contratto e va trattato con i guanti questa situazione, non è una situazione che tu puoi, schioccando le dita, risolvere. Anche perché devi valutare tutto. L'ingaggio è alto, no? Per il giocatore. L'ingaggio è alto, ragazzi. C'è da sistemare eventualmente anche, no, l'uscita di Correa, ma ripetiamo, ci sono anche, no, tutti alcuni giovani, situazioni da definire, Satriano, Ristagno, Esposito, sono situazioni tutti, ovviamente mi riferiscono al reparto offensivo, e anche da definire magari il ritorno di Carboni, quindi ecco, c'è del lavoro da fare, non il maximo. Ce n'è lavoro. La scorsa estate. Però io credo che, ecco, questi tre giocatori, Quadrado, Arnautovic e Dumfries, sono situazioni da definire. Su Quadrado magari l'Inter è già più avanti, su Dumfries e Arnautovic credo che siamo comunque in una situazione da dentro o fuori. Queste ultime partite magari si giocano le ultime chance, no, di permanenza, o di magari di dimostrare qualcosa. Credo che sia andata piuttosto male sia per Arnautovic che per Dumfries la trasferta contro il Sassuolo. E poi, Raffaele, restassimo così, campionato lo possiamo vincere serenamente, tranquillamente, pure con Arnautovic e Taremi. Però se tu mi dici avremo tante partite in più, avremo un mondiale per club, avremo una nuova Champions dove vogliamo necessariamente fare bene, perché comunque far bene significa aumentare i ricavi, gli introiti, quindi non è che la società non voglia far bene, e magari passare il turno in Champions riesce a colmare un investimento che ti anticipi adesso, perché sì, la società lungimirante non è quella che fa il conto su quello che ha adesso, fa un investimento anche a rischio, sapendo che quell'investimento potrà portare di più, o potrà comunque essere coperto. Ora Inzaghi può fare il conte, questa non è una provocazione, cioè si può
puntare ora, dice, ok, ora per fare lo step successivo devo avere questi 5 attaccanti, perché, ma non perché, sai, diciamo, mi sono svegliato oggi, ho deciso di avere questo, perché lo step successivo in più è fare, andare più avanti in Champions League, confermare ovviamente, no, certo, lo scudetto. Però c'è questa stagione che è un'incognita, l'ha detto anche Inzaghi, questa probabilmente sarà una stagione strana, anomala, come un po' quella del mondiale, no? Piazzato lì a dicembre, sì. Quindi anche in questo caso la preparazione, cioè, è anche un'incognita per gli stessi, no, allenatori, quindi bisogna farsi trovare pronti. Quindi Inzaghi, secondo me, deve anche in qualche modo, non è un, lo sappiamo bene, non è un allenatore alla Conte, però magari in questa circostanza qui può dire alla dirigenza, questa è una mia richiesta, accontentatemi, perché... per andare in avanti, no? Per fare uno step successivo in più, ho bisogno di questo, che poi non significa avere poi riscontri al 100% in campo, e poi magari l'Inter uscire di nuovo agli ottavi di Champions, stiamo dicendo questo, però secondo me è uno step successivo che si può fare, anche perché Inzaghi se lo merita, visti, no, i traguardi raggiunti. Ci sarà il classico summit di mercato, poi parlano continuamente, quindi stanno preparando la nuova stagione, è ovvio che sia così. Chiaro che lui fa delle richieste anche alla luce dell'ultima stagione, come è andata, onde evitare di trovarsi in criticità da affrontare. Giustamente lui farà delle richieste, chiederà dei profili, e poi consapevole del fatto che la società comunque non è che naviga nell'oro e quindi deve fare i conti. Ma finora gli hanno cambiato mezza rosa la scorsa estate, lui comunque è riuscito a lavorare, gliel'hanno anche migliorata da un certo punto di vista, gli hanno allungato la panchina come chiedeva lui. Non vedo perché non debbano accontentarlo, visto che comunque lui sta lavorando bene e ha il diritto anche di lavorare con i migliori strumenti possibili, perché lui è bravo. Perciò io sono tranquillo da questo punto di vista. Poi magari non arriverà il giocatore che tutti si aspettano, ma arriverà un giocatore più di basso profilo, che comunque sarà utile, perché se va bene Inzaghi sa già come maneggiarlo da un certo punto di vista. E poi, in questo momento, ribadisco, se noi adesso ci fermassimo e dicessimo mercato chiuso, basta, rimaniamo così, io direi, va bene, portatemi il 21esimo a casa. Siete all'altezza, siete in grado di farlo, quindi non vedo perché non avete un centrocampo ancora superiore, avete un attacco con Taremi in più che è giocatore. Serve il portiere, il vice, perché se non mi riscatti Audero o non lo tieni, ti serve un vice portiere, e questo secondo me è un argomento che va affrontato anche di petto, perché è un ruolo importantissimo. Ricordiamo Sommer, 35 primavere, bravo questa stagione, strepitoso, secondo me ha dato più di quello che ci si aspettasse da lui, però ha diritto anche lui ad avere un backup che sia all'altezza, nel caso non stesse bene o avesse un problema. Non possiamo ritrovarci in difficoltà da questo punto di vista, perché sarebbe un suicidio. Ma io credo che magari nel caso di arrivo di Bento possiamo riproporre l'esperimento fatto con Onana Andanovic, proprio come alternanza delle partite, perché le competizioni... Io so che il portiere magari... non si arrivasse, sposta, Bento, ma... arrivasse Bento, farebbe quelle 5-6 partite da titolare... in partite non particolarmente di cartello, giusto per fargli assaporare il calcio italiano, la Coppa Italia pure, giocherebbe, secondo me giocherebbe anche spesso, anche prima della Champions. Però Sommer non è come Andanovic, c'era già sul viale del tramonto, ce ne avevamo accorti tutti. Sommer è ancora nel pieno delle sue qualità, guardatelo in campo come sta, è ancora reattivissimo, si cura tantissimo, è un portiere che non dimostra l'età che ha, perciò prima di togliergli il posto a titolare, secondo me, sì, nell'ottica anche delle tante partite che andremo a giocare, ci potrebbe essere più anche in porta, secondo me ci può stare, fermo restando che il primo periodo sarà l'adattamento, lo ribadisco, che magari qualcuno poi alla sesta giornata dice, perché ancora Sommer? Beh, conosciamo Inzaghi, l'ho fatto anche con Onana, e poi Onana è diventato il portiere titolare, anche se, come ha ricordato Fabio, Sommer è più giovane rispetto a quell'Andanovic lì, però siccome ci aspetteremo, cioè questo è quello che dobbiamo aspettarci. Bento è una priorità, così come noi, è da definire la situazione sulla destra, così come da definire il futuro di Arnautovic. Metto anche quello di Correa, perché non sono in situazioni da incastrare, e tutti quei giovani in giro, in prestito, ancora sotto il controllo dell'Inter, per capire se effettivamente le punte saranno 5, 4, e capiremo soprattutto chi. Fabio, io ti ringrazio, ti saluto, ci rivediamo presto. Con piacere, ciao Raffaele, ciao a tutti. Nei commenti diteci cosa ne pensate di questi argomenti che abbiamo toccato, il vostro pensiero su Dumfries, Quadrado, Arnautovic, chi confermereste e chi no. Noi ci rivediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto per continuare a parlare di Inter, e non mi resta che lasciarvi con un carosissimo sempre Forza Inter.